finalmente è fuori. Giunti l'editore ha creduto nel progetto, ci ha dato l'opportunità di pubblicarlo e finalmente il primo libro italiano sulla terapia seduta singola è uscito. Dunque, voglio fare un libro promozionale per spiegare un po' cosa c'è dentro, cosa si può trovare, però non voglio limitarmi a dire quanto è bello il libro, quanto siamo stati bravi, quanto sono emozionato, che cosa si veda. Voglio cercare più che altro di fare un video in cui magari riesco a darvi qualche spunto pratico tratto proprio da quello che troverete qua dentro. Prima di tutto c'è la prefazione di Michael Hoyt e Moshe Talmon, due membri del gruppo originale di lavoro sulla terapia seduta singola, che hanno scritto è veramente qualcosa di molto denso, molto, molto interessante. La prefazione da sola è come un capitolo a sé stante, che dà dei concetti molto interessanti sulla terapia a seduta singola. Se dovessi prenderne uno su tutti, c'è una frase che adoro dove dicono: le teorie del cambiamento sono interessanti e possono essere d'aiuto se ci orientano in una direzione utile, ma sono solo teorie, mentre il cambiamento comporta che qualcuno prima o poi, prima nella TSS, faccia qualcosa di diverso. Lo trovo molto interessante perché semplifica il concetto per cui ci dovremmo sempre ricordare che il modo in cui abbiamo deciso di leggere i cambiamenti o i non cambiamenti sono solo teorie, non sono cose oggettive che stanno lì fuori, ma sono dei punti di vista, delle osservazioni di come funzionano le cose. Il capitolo 1 è a cura di Pierpaolo D'Alia, Simonetta Bonadies e Angelica Giannetti, che hanno fatto un'introduzione storica ma anche attuale, applicativa, della terapia seduta singola. In pratica quello che hanno fatto è, oltre a rivedere tutta la parte storica, quello che è stato, come si è arrivati ad oggi, hanno visto gli ultimi 30 anni di studi, che cosa hanno portato, e in particolare le varie applicazione della TSS in diversi contesti. Se dovessi trarre una cosa utile da quel capitolo, beh, ce ne sono tante, ma una interessante è il fatto che tu già fai delle terapie a seduta singola, cioè la persona già viene da te per una seduta e se ne va perché sta bene senza che tu lo sappia. Quindi l'idea della TSS è: come puoi fare in modo di massimizzare quel singolo incontro? Il capitolo 2 l'abbiamo scritto io insieme a Giada Pietrabissa e è un capitolo che si basa sui dati di ricerca, su tutto quello che sappiamo a livello di efficacia e di efficienza della terapia seduta singola grazie alle ricerche evidence-based degli ultimi 30 anni e anche prima. Se dovessi trarre qualcosa di interessante che ti può essere utile rispetto a questo, è il fatto che a questo capitolo è il fatto che la terapia seduta singola è utile, ha dimostrato la sua efficacia in una grande quantità di contesti, una grande quantità di situazioni. Per leggere qualcuna, qui facciamo una disamina di diverse ricerche, si va dall'abuso di alcol e di sostanze all'anoressia nervosa, peraltro con uno studio italiano diversi anni fa, all'ansia e attacchi di panico, career counseling, comportamenti autolesionistici, depressione, disturbo da stress post-traumatico e via tutta un'altra serie di ricerche sull'ambito. Ovviamente non vuol dire che tutte le persone possono trarre beneficio per il loro problema in una singola seduta, ma che è possibile farlo. E questo ci dovrebbe fare un po' riflettere. I capitoli 3 e 4 sono tutti e due scritti da Federico Piccirilli, che ti aiuta a entrare nel mindset a terapia seduta singola. Questo è un concetto molto importante perché se da un punto di vista tecnico è relativamente facile fare una TSS, dal punto di vista del mindset, della mentalità, dell'attitudine, degli atteggiamenti con cui ti poni per fare una seduta singola, è tutta un'altra storia. In pratica, se sei convinto che in una seduta non otterrai mai un cambiamento significativo, sarà sicuramente così, diventerai un profeta. Il fatto è che in questo capitolo Federico cerca di evocare l'idea di mindset e nel capitolo successivo, il quinto, di darti delle linee guida per fare la TSS prendendo quelle dei metodi principali di tutto il mondo. Mi sono appena reso conto di essermi confuso perché il capitolo di Federico è il 3 e il 4. Il 5 invece l'ho scritto io ed è il capitolo sul nostro metodo, sul metodo dell'Italian Center. Noi abbiamo avuto la fortuna di arrivare per ultimi alla terapia seduta singola in Italia e quindi abbiamo potuto studiare tutta la letteratura degli ultimi 30 anni e di elaborare, sia con lo studio che con la pratica soprattutto, un metodo che fosse l'insieme di tutti questi e che fosse declinato specificatamente sul contesto italiano. Se dovessi prendere un elemento del nostro metodo,
A parte che ci sono sette interventi di base che possono essere utilizzati devono essere utilizzati per massimizzare l'efficacia della seduta. Uno in particolare potrebbe essere il fatto di definire un obiettivo chiaro. Se vuoi trarre il massimo da ogni singola seduta e sperare che possa essere anche unica, sufficiente per risolvere il problema della persona, avere un obiettivo specifico per quella seduta da raggiungere in quella seduta è un elemento imprescindibile. Capitolo 6, Veronica Torricelli, casi clinici. Anziché metterci a parlare dei nostri casi clinici, dei casi trattati da noi, delle persone viste da noi, abbiamo chiesto a 17 terapeuti formati da noi in terapia a seduta singola di raccontarci un loro caso di successo, un caso clinico di successo trattato in una sola seduta con il metodo dell'Italian Center. Molto interessante perché così abbiamo potuto vedere come la TSS si può declinare con diversi setting individuali, di coppia, famiglia, con diversi approcci, ci sono psicodinamici, cognitivo-comportamentali, strategici, sistemici e per diverse problematiche. Quello che puoi trovare in particolare in quel capitolo è il fatto che ciò che hai studiato prima nel metodo dell'Italian Center viene evidenziato all'interno di ogni caso, così vedi esattamente come la teoria viene messa in pratica. Il capitolo 7 è quello curato da Jeff Young, il direttore del Bowery Center in Australia in cui sono andato a formarmi. Molto interessante, ci ha omaggiato veramente di un capitolo preziosissimo perché spiega come integrare la TSS all'interno di una struttura o proprio della propria attività. Se dovessi prendere una cosa interessante da questo capitolo, potrebbe essere il fatto che se per caso tu non dovessi riuscire a aiutare la persona in una sola seduta, va benissimo, perché funziona così. Alcune persone riescono in una seduta, altre no. Se non ci riescono, vuol dire semplicemente che non è una seduta singola. L'ultimo capitolo è quello che ho scritto con mio padre, Antonio Canistra, che è un medico che ha lavorato per decine di anni all'interno dei sistemi sanitari e con cui spesso mi trovavo a parlare, mi trovo tuttora a parlare di quelli che sono i trend passati o attuali della sanità italiana e mondiale. Per questa ragione abbiamo pensato di mettere in un capitolo alcune riflessioni sul futuro, sul presente e sul futuro della sanità, in particolare della psicoterapia. Se devo trarre una cosa interessante e utile da quel capitolo, potrebbe essere il come e il perché la TSS oggi stia cavalcando veramente una serie di onde importanti che stanno attraversando il mondo della sanità. Insomma, ho riassunto più di 200 pagine, più di 300 riferimenti bibliografici in 5 minuti, ma spero comunque di averti dato un'idea di quello che puoi trovare qui dentro e di averti lasciato qualche riflessione, qualche spunto in una seduta singola.